figurine e figuracce, avventure e disavventure del mondo dello spettacolo, confessate dai protagonisti ed estorte da Benedetta Boccoli. Benedicta, dicta. Dicta Boccoli. Benedicta, estorte da Benedicta. Estorte. Punto. Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori della notte di Rai Radio 1. Chi nella vita non si è mai trovato in situazioni imbarazzanti, difficili e di disagio? Tutti noi. E chi sarà con noi stanotte a figure, figurine e figuracce? Buonanotte, con chi ho il piacere di parlare? Sono Fioretta Mari. Fioretta, la mia compagna di lavoro sei diventata. Beh, essere compagne di lavoro di Benedicta Boccoli è solo un piacere. No, semmai il contrario. Bene, bene, bene. Sono molto contenta perché ce n'hai un sacco di aneddoti e mi raccontavi quella volta di Riccardo III oppure era un'altra commedia? Enrico V, adesso non mi ricordo il testo da dove è stato presa questa cosa, ma è una cosa della mia famiglia. Perché io sono la 12ª generazione di attori, la compagnia era di Aristide Carrara, il mio nonno, e si trovavano a Ferrara. E naturalmente, sai, d'inverno, il freddo, si ammala l'attore che doveva fare la parte del re, e prendono un attore bravo del posto e gli spiegano la battuta. Dunque lei deve dire, perché tutte queste cose nascono specie nelle sostituzioni, no? Certo. E gli dicono, lei deve dire, entra in scena e deve dire con molta calma, ma molto, lei è un grande re, e deve dire, ah, cos'è, perché avete sete, avete camminato molto, cos'è quell'architrave da cui pende una puleggia, un pozzo sire? Certamente possiamo bere, era la risposta del valletto, no? Sì. Allora entra quest'attore, si è preparato, lui era bravo perché era uno che recitava nella parrocchia, per cui era bravissimo. Allora entra in scena, chissà cosa gli è preso, cosa aveva in testa. Entra e fa, cos'è quell'architrave da cui pende una scoreggia? E il valletto fa, è un puzzo, sire, certamente non possiamo bere. Naturalmente hanno riso tutti, nessuno è andato avanti. E però poi, il pubblico non si accorge di queste cose. No, il pubblico non si accorge, l'unica cosa, una signora pare che in sala abbia detto, monoscureggio, ha detto proprio così. Lo sai che mi licenziano stanotte dopo questo aneddoto, però è un aneddoto con un riferimento culturale, Fioretta. Beh, certo. Non mi possono licenziare. Ma è tutta cultura, perché Dante dice del cul facea trombetta, se non è cultura quella. Fantastica, grazie mille a Fioretta Mari, io ti richiamo, io ti amo. Assolutamente, guai se tu non dovessi farlo, resterei malissimo. Buonanotte a tutti quelli che hanno la gioia di sentirti. Grazie, grazie. Ciao, amore tesoro. Mio, a presto, un bacio. Figure, figurine, figuracce, l'importante è figurare, perché se uno nella vita non figura, che figura fa? Ciao!